Questo? Sì. Ok. 44. Perfetto. 40. 45. Bene, cominciamo. Allora, ragazzi, riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo guardato bene tutte le funzioni elementari. Ho cercato di partire da zero e non dare niente per scontato. Abbiamo visto rette, parabole. Poi abbiamo visto una parabola particolare, questa è la seconda, e da questo abbiamo costruito l'inversa, il levamento a quadrato, cioè la bice quadrata. Abbiamo visto la funzione x alla terza, e abbiamo visto il suo inverso, cioè la radice cubica. Naturalmente tutte le radici di x pari si comportano come x alla seconda, radice di x alla seconda, tutte le radici di indice dispari si comportano come radice di x alla terza. Ma non preoccupatevi, perché al massimo l'esame ci sarà la radice quadrata e la radice cubica. Poi abbiamo visto la funzione del logaritmo e la funzione esponenziale, ok? E la funzione iperbole riferita agli asintoti, con gli assi riferiti agli asintoti. Ci siamo? Questo abbiamo detto, questi sono per noi i mattoncini elementari. Per questo abbiamo visto, abbiamo cercato di capire bene qual è il grafico e abbiamo anche cercato di capire bene quali sono punti di accumulazione del dominio per queste particolari funzioni e i limiti, in qualche modo, più rilevanti per questa funzione. Ci siamo? Seconda parte, abbiamo costruito le regole di ingaggio, e cioè le regole per mettere assieme le funzioni elementari. Abbiamo visto come, mediante simmetrie, traslazioni, siamo in grado di costruire funzioni più complesse rispetto a quelle che vediamo, che abbiamo visto nella prima parte della lezione di ieri. Mi permetto, allora, prima di fare, io facciamo un esercizio, che mi ha chiesto il vostro collega, poi facciamo un attimo di allenamento. Poi andremo a costruirci l'ultimo, in qualche modo, regola di costruzione, che è quella forse più difficile di tutte, e cioè la composizione di funzioni. Andremo a vedere quando è possibile fare una composizione di funzioni e vedremo come, a volte, è possibile, utilizzando la composizione di funzioni,
trovare l'immagine e la punteremo opposta. Ok? Quindi mi manca in qualche modo un piccolo pezzettino per andare a risolvere tutti gli esercizi che abbiamo chiamato esercizio 0.1, il primo esercizio dell'esame. Intanto facciamo questo, così ci alleniamo un attimo. Allora, e la meno x. Cosa faccio? Parto dalla funzione nota, cioè e la x. Cosa vuol dire fare la meno x? Simmetrica rispetto all'asse delle, non delle x, ma delle y. Ok? Com'è che sarebbe la simmetria rispetto all'asse? Quando faccio la simmetria rispetto all'asse delle x? Quando vedo il meno davanti alla funzione, quando la riparto su. Quindi qui abbiamo e alla meno x. Adesso a e alla meno x, per ottenere la funzione di cui voglio calcolare l'immagine, devo aggiungere 1. Quindi la faccio scivolare verso l'alto in un'unità, che ha la trazione verso l'alto, nella direzione dell'asse delle y. Quindi ottengo la seguente funzione. Allora mi permetto di segnarmi questo qui come il punto 1 e quindi qui scenderà e farà così. E questo sarà il punto 2. Per l'esattezza, diciamolo bene, così facciamo le persone brave, 0,2. Dubbi? Problemi? Ritorna? Questa in rosso adesso è la funzione e alla meno x più 1. Adesso voglio calcolare l'immagine di questa funzione. Comincio dal basso. Qui trovo la mia funzione? No, la trovo, niente da fare. Quindi, in questo sintomo la trovo? Incrocio? No? Ma un epsilon più sopra comincio a trovare il grafico della mia funzione. Quindi, l'immagine è 1 escluso. Tutti d'accordo? Più infinito, che in Moodle scrivo 1, virgola, più inf, senza spazi e con la virgola. Dubbi? Torna? E se ne facciamo un altro? Posso andare avanti? Vi lascio 2 minuti di vita, 2 minuti, 2 secondi massimo, per copiare e dopo si va avanti. Chiaro? Ragazzi, a posto? F di x uguale. Uno più logaritmo di 1 meno x. Allora, prima di andare avanti, ieri, alla fine di una delle due lezioni, mi è stato chiesto, ma proprio io queste cose qua riesco a farle senza farmi il disegno? Posso farle senza fare il disegno? Risposta? Naturalmente, puoi farle come volete voi. Il bello del compito, il bello e il brutto del compito in cui bisogna inserire solamente il risultato è che voi scegliete la modalità più facile, quella che vi sembra più semplice, quella che vi piace di più, che utilizzate quella. Ok? Magari se scegliete una modalità che fa il risultato giusto, sarebbe una grande idea, però ognuno fa quello che vuole. Cominciamo. Da cosa partiamo? Dal logaritmo. Sembra un'ottima idea. Tutti d'accordo? Questo è il punto 1, questo è il punto 0, questo è l'asse x, l'asse y. E adesso cosa faccio? Cosa faccio? Logaritmo di meno x. Cosa vuol dire quel logaritmo di meno x? Simmetrico rispetto all'asse delle y. Ci siete ragazzi? Simmetria rispetto all'asse delle y. Adesso più 1. 1 logaritmo di
1 meno x. Allora, cosa succede? Cosa succede a quel più 1 lì? Dove va? A destra o a sinistra? Io vi ho sempre detto che il mondo è triste, no? Se voi non mi credete. E invece, cos'è che abbiamo detto ieri? Che quell'uno lì, quando io sommo qualcosa, ieri abbiamo detto, se io ho f di x più c, se c è positivo si muove contro l'asse, se c è negativo si muove verso l'asse. Quindi qui verrebbe da dire, c è come? Positivo e si muove a sinistra, verrebbe da dire. Ma il mondo è triste. Ok? Allora, perché, adesso vi sto prendendo in giro, sto cercando di recuperare la vostra attenzione. Perché? Perché dobbiamo stare molto attenti, ragazzi. E cioè, non fatevi fregare dalle ipotesi. Noi abbiamo detto che se abbiamo x più c, se abbiamo f di x e facciamo f di x più c, allora se c è positivo si muove contro l'asse, se c è negativo si muove verso l'asse. Ma qui non abbiamo x più c, abbiamo meno x, attenti. E cioè le operazioni, l'ordine con cui facciamo le operazioni è fondamentale. Qui stiamo prima rovesciando l'asse, quindi qui in qualche modo nella prima parte del nostro problema abbiamo, tra virgolette, cambiato la direzione in cui vanno le x, vedete? Perché siamo passati da x a meno x, è come se questo asse qui delle x avesse la freccia dall'altra parte. Quindi adesso il comportamento di quella funzione lì, anche se io ci sommo 1, non va a sinistra, ma va a destra, vai avanti. Ok? Mi avete seguito? Perché? Perché non ho... Vediamo che in greco. Tutti vi hanno guardato. Fate un po' voi. Allora, questo logaritmo di x, quindi, si sposta non a sinistra, come ci saremmo aspettati, ma a destra. E guardate, si vede bene comunque, perché qual è il dominio della funzione logaritmo di meno x? Qual è il dominio della funzione logaritmo di meno x? Logaritmo di meno x, ben infinito, 0, giusto? Ci siete? Ok? E invece, logaritmo di 1 meno x, cosa devo fare? 1 meno x, lo scrivo. C'è un altro posto qui davanti, guarda. Libero. 1 meno x maggiore di 0, 1 maggiore di x, e quindi x minore di 1. Quindi siamo passati, vedete, da meno infinito 0 a meno infinito 1. Quindi ovviamente si è spostato in quella direzione. Se avete dubbi, guardate sempre il dominio su queste funzioni qui. O guardate dove si muove un punto. Si capisce subito cosa dovete fare. Quindi, la funzione che stiamo immaginando noi è... Allora, questa... logaritmo di 1 meno x, e adesso dobbiamo fare cosa? Alzarla di 1. L'alziamo di 1, vorrà dire che farà così, 1 più logaritmo di 1 meno x, e adesso mi dite voi, faccio il grafico un po' più in giallo, così. Guardate, giallo e rosso, buon governo. E quindi? Immagine? Ok, meno infinito più infinito. Domanda, l'esame posso scrivere meno infinito? Posso scrivere R? Posso scriverlo o no? Vediamo chi ha letto la guida all'esame. Quindi meno infinito più infinito. Che su Moodle posso scrivere meno inf virgola più inf, oppure posso scrivere anche, quale scelgo
Io, se dovessi fare l'esame, quale sceglierei secondo voi? La prima o la seconda? Secondo voi, ricordatevi che sono pigro, mi farò qua, e non voglio fare per piangere in diretta. Quindi, sicuramente R. E soprattutto, terza cosa, è molto più facile commettere un errore di battitura in una stringa così lunga piuttosto che una R maiuscola. Quindi quando c'è R, suggerimento, scrivete R, ok, nell'esame. Io poi lo scriverò sempre così perché, vi ho detto, sono appassionato di questa notazione, perché secondo me vi aiuta tanto nel calcolo dei punti di accumulazione del dominio, ma quando dobbiamo scrivere i risultati sull'esame dobbiamo essere pragmatici e essere sicuri che non sbagliamo. Sicuramente R maiuscolo è meno facile commettere un errore con R maiuscolo con una stringa così lunga. Comunque vengono messi uguali tutti e due. Sì, qualsiasi se voi scegliate, Moodle lo riconosce e ve lo dà giusto. Non vi darebbe giusto la stessa cosa in cui ci mettete dentro uno spazio da qualche parte o il fatto che trascurate il segno più. Su questo Moodle vi castiga. E anche io. Ok? Anche Greta. Ci siamo? Ragazzi, dubbi, problemi? Quindi, attenti, importante, attenti, non ragionate senza aver capito. F di x più c è sicuramente diverso da f di meno x più c. Ok? Questa e questa sono due animali diversi. E dobbiamo tener conto che sono due animali diversi e non possiamo confonderli tra loro. Si assomigliano, certo che si assomigliano. Ma sono due ipotesi diverse, dobbiamo tenerle in considerazione. Ok, funzioni composte. Allora, ritorniamo ai diagrammi di Euler-Oben. A, B e C. Fatemi pensare un attimo come mi conviene farvela fare. Allora, 9 la faccio dall'altra parte, portate pazienza. Sì, dai, non avete perso niente. Yeah. Allora, abbiamo F che va da A B e poi abbiamo G che va da C a D e abbiamo che C è un sottoinsieme di B. Quindi abbiamo una funzione F definita da A B e una funzione G definita da C che è un sottoinsieme di B in I. E là mi è rimasto un C che ammazzo subito. Morto. Eccolo là. Torna, adesso siamo costruiti tutti i pezzettini. Sicuramente mi conviene farvela così perché è la cosa più facile. Là. Allora. Cos'è che verrebbe spontaneo fare? Verrebbe spontaneo prendere, visto che in realtà le due funzioni sono, tra virgolette, una dopo l'altra, mi verrebbe spontaneo prima applicare la funzione f e poi applicare la funzione i,
di G, e cioè andare da A direttamente in D. Posso farlo sempre. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo. Se io... Intanto vediamo cosa sarebbe. La funzione si chiamerebbe F G dopo F. Ed è una funzione che va da A in D, e questo cerchietto qui si chiama in matematica o composto, oppure io lo chiamo dopo, e si dice anche dopo in matematica, in matematichese. Intanto guardiamo la prima cosa. Perché sono girate? G dopo F. Beh, perché in realtà sono girate perché se io prendo X e devo calcolare la funzione composta, devo prima calcolare F di X. Tutti d'accordo? Prima calcolo F di X e sul risultato calcolo G. G, F di X. E quindi, per poter scrivere nel modo giusto, conviene scrivere G dopo F di X, che sono però invertite rispetto al disegno che vi ho fatto sopra. Ok? Io ho il disegno sopra, che mi verrebbe, che mi porterebbe a dire prima faccio F e dopo faccio G. Ma analiticamente devo scrivere G di F di X. Invertite, perché prima calcolo F e sul risultato di F devo calcolare G. Ok, quindi occhio, il grafico sopra li scrivo in un modo, il modo in cui sono applicate le funzioni una all'altra nella pratica è l'altro, ok? L'altro ordine. E il tondino mi aiuta a capire l'ordine, perché quel tondino mi dice G dopo F. Se lo leggo come dopo, so che la seconda che lavora è sicuramente la G, perché la G è dopo l'F. Ok? Per tutti? Se invece dico composto, questa cosa che devo ricordare. Quando esiste questa funzione? Abbiamo detto sicuramente non esiste sempre, ma quando esiste? Allora, io ho una funzione F che mi spara tutto dall'altra parte. Uno dice, beh, potrebbe anche esistere sempre. Perché se io prendo un elemento di A e ci applico la F, questo va a finire qui, poi ci applico a questo la G, quindi questo è F di A e questo è G di F di A. Tutto bene? D'accordo? Ma purtroppo, cosa può succedere anche? Che se io prendo un'altra lettera B che abita qui, questa mi va a combinare qui. E questo dove le mando io? Vedete? Ho una relazione tra le due cose. E cioè, deve succedere un qualcosa affinché la funzione composta esista. Non esiste sempre. Se io faccio un qualcosa di questo tipo, se questo B qui non va in C, allora sono morto. Non posso calcolare la funzione composta. Traduciamolo in modo pratico e semplice. Quando esiste la funzione composta? Quando l'immagine di F... Allora, la vostra collega dice, coincide con il dominio di G. Possiamo essere, tu sei molto cattiva, un po' più buona, l'immagine di F deve coincidere? Deve essere uguale? Rientra, quindi diciamo, è un sottoinsieme del dominio di G. Ok? È sufficiente un po' meno, basta che tutto A venga mandato in un sottoinsieme, ok? Quindi l'immagine sia un sottoinsieme che determina l'altra funzione, ok? Ma era giusto, tu chiedevi di più rispetto a quello che serviva. Quindi la funzione composta esiste quando l'immagine della prima è contenuta, sbagliato, sì, no, giusto, l'immagine della prima è contenuta nel dominio della seconda. Solo che se scrivo le condizioni giuste è meglio. Tac. Eccola là. Questa è la condizione di esistenza della funzione composta. La funzione composta. Attenti, la funzione composta. Occhio a non sbagliarsi. G dopo F
che è il contrario, richiede che, devo rigirarle, l'immagine di F sia contenuta nel dominio di G. Chiari? Chiaro tutto? Bene. Ma in questo caso era facile, perché ne avevamo tutti gli insiemi, tra virgolette, staccati uno tra loro. Mentre di solito tutte le funzioni con cui abbiamo a che fare sono funzioni reali di variabile reale. E quindi i sottoinsiemi A, B, C e D sono tutti sottoinsiemi di R, perché loro si confondono uno dentro l'altro. E devo essere in grado io di capire chi è il dominio e chi è l'immagine. Ma per fare questo ci facciamo un esercizio e vediamo come va. Date le due funzioni, f di x uguale x alla seconda più 1 e logaritmo di meno x, dirmi se esiste la funzione composta f dopo g e la funzione composta g dopo f. E questo sarà molto probabilmente, sapete che le domande di teoria dipendono dal canale, l'abbiamo scritto nel compito, ci saranno 4 domande di teoria che dipendono dal canale. Sono domande a risposta multipla, in cui ci sono, mi sembra, 5 alternative, non mi ricordo, mi sembra 5 alternative, e valgono un punto risposta corretta, meno un punto risposta, meno 0,5 risposta sbagliata, meno 0,5 risposta sbagliata, risposta non data 0. Ok? Io vi metterò sicuramente una domanda su trovo. La mia domanda di teoria sarà su questo, e cioè come questa qui, vi dirò, date le funzioni questa e questa, funzioni generalmente elementari, vi chiederò quando esiste la funzione composta, quali di queste funzioni composte esistono, ok? Niente di che, non è teoria contro ogni epsilon di delta, mi interessa che però che avete capito bene questa, che è la composizione di funzioni, è una cosa fondamentale per quello che succederà in seguito. Controlliamo. Allora, per far tutto è conveniente calcolare il dominio di F, il dominio di G, l'immagine di F e l'immagine di G. Allora, Luca, dove Luca? Dominio di F. Bravissimo R. Immagine di F. Sempre giù. Allora, F è una parabola, di volta verso l'alto, ok? Ed è la parabola che abbiamo visto ieri, quella di x in x alla seconda, più 1 però. Quindi la sua immagine è 1, da 1 più infinito, mi metti bene le parentesi? Bravissimo, più infinito. Ottimo. Ottimo. Mi piace? Il tuo collega a sinistra, con la maglia bianca. Vai. Leggi. Sì, il dominio. Allora, è la funzione logaritmo, giusto? Però ho fatto il meno, come abbiamo visto prima. Quindi l'abbiamo fatto simmetria rispetto all'asse delle y. Quindi il dominio è meno infinito 0. Mi sistemi tutte e due le tonde. Perfetto, ottimo, bravissimo. Domanda. La sua immagine? R. Esiste F dopo G. Allora, vediamo un attimo. Cosa vorrebbe dire F dopo G? Vorrebbe dire che prima faccio G e dopo faccio F. Quindi che l'immagine di G è contenuta nel dominio
di F. Tutti mi hanno capito? L'immagine della prima deve essere contenuta nel dominio della seconda. Ma chi è l'immagine di G? L'immagine di G è R. Ci siete? E mi sto chiedendo se è contenuta nel dominio di F, che è? Va benissimo. Ma è esattamente il caso che voleva la vostra collega. Sono addirittura uguali in questo caso. Quindi? Ok. Nell'altro caso invece abbiamo G dopo F, quindi abbiamo prima F dopo G, e mi sto chiedendo se l'immagine di F è contenuta nel dominio di G. L'immagine di F è? L'immagine di F è 1 più infinito, è contenuta in meno infinito 0. Proprio neanche un punto ci sta dentro lì. Ok? Quindi, qui c'è un bel no. Adesso vi faccio una domanda difficile. È vero che se esiste G dopo F, allora sicuramente non esiste F dopo G? No? Ok, attenzione, non sono esclusive l'una con l'altra. Potrebbe non esistere nessuna delle due. Potrebbero esistere tutte e due, potrebbe esistere una, o potrebbe esistere l'altra. Mi avete seguito? Se mi avete seguito avete già capito le quattro alternative che metto all'esame. Poi mi inventerò una quinta alternativa, tipo G con G o F dopo F, cosa di qui, ma le quattro di base le avete già capite. E quindi vi do due funzioni e vi chiedo, esiste F dopo G? Esiste G dopo F? Esistono contemporaneamente sia F dopo G che G dopo F? Esistono contemporaneamente, esiste nessuna tra F e G? Esiste G dopo G. G dopo G esiste. Posso farlo? Sì. Vediamo un attimo. G dopo G. G dopo G. Sarebbe... G dopo G. Esiste? Sarebbe prima G e poi G. Devo chiedermi se l'immagine di G è contenuta nel dominio di G. Tutto d'accordo? Ma l'immagine di G è R e contenuta nel dominio di G. No. Mi avete capito? La prima domanda di teoria me l'ha fatta giusta? E meno non me l'ha fatta giusta. Perché più facile di così, ok? È esattamente l'applicazione del teorema che abbiamo già visto. Quando esiste una funzione composta, quando l'immagine di F è contenuta nel dominio di G. L'immagine della prima è contenuta nel dominio della seconda. Ok? Bene. A volte possiamo utilizzare questo teorema in modo un po' raffinato, un po' più raffinato, per calcolare le immagini di funzioni composte. Ed è l'ultima cosa che facciamo sulla prima parte, sulla prima domanda dell'esame. Allora, questo è un classico quesito d'esame. Trova l'immagine di questa funzione. Allora, uno comincia e dice, è la funzione esponenziale. Guarda dentro e vedete che non riconosciamo una funzione, una traslazione, una simmetria della funzione esponenziale. Vediamo un attimo. Quali sono le possibilità che avrei? Avrei la x e la meno x, giusto? E alla x più 1 se volete, e alla x meno 1, ma io è alla x quadro. Vedete che c'è un quadrato? Non è semplicemente una traslazione o una simmetria della funzione alla x. Qui c'è qualcosa di più. Qui per calcolarla devo fare un'operazione che non è una semplice simmetria o traslazione delle funzioni elementari. Qui devo comporre tra loro due funzioni. Quali sono queste due funzioni che devo comporre? Beh, devo fare x in x alla seconda più 1 e il risultato devo mandarlo in e x più 1. Quindi sto componendo la funzione che a x associa x alla seconda più 1 con la funzione che a y associa e alla y. Tutti d'accordo? Tutti mi avete capito?
ho la composizione della funzione x alla seconda più 1 con la funzione esponenziale. Adesso si compie le funzioni elementari, però non abbiamo mai capito come si fa a calcolare l'immagine di funzioni composte in questo modo qui. Però non è difficile. Dobbiamo solo aver capito bene di cosa stiamo parlando. E aver capito bene il teorema di prima. Perché? Perché io cosa faccio? Prendo l'immagine della prima funzione. Ok? Prendo l'immagine della prima funzione. Che è, allora, facciamo così, G, questa la chiamiamo G e questa la chiamiamo H. E in questo modo F non è altro che H dopo G. Tutto bene, mi avete seguito? Adesso, per G, che è la prima che lavora, qual è l'immagine di G? Immagine di G. 1 compreso più infinito, abbiamo appena fatto questo esercizio qua, giusto? H. Adesso però trovo un po' in difficoltà, perché mi verrebbe da dire calcolo l'immagine di H e ho finito. E come immagine della funzione composta avete l'immagine di H. Ma in realtà succede una cosa strana. Succede che, guardate, l'immagine di H come funzione, l'immagine di H, chi sarebbe l'immagine? Sì, ho scritto G. L'immagine di H, chi sarebbe? Chi sarebbe l'immagine di H? Oh, Marco. Dove Marco? Marco, allora. Marco, l'immagine di H quando è? H sarebbe la funzione esponenziale, giusto? Quindi chi sarebbe l'immagine di H? Bravissimo, mi dai gli estremi da 0 escluso a più infinito, tutti d'accordo? Se io guardo solamente H senza pensare che sia una funzione composta, lei mi manda y in L y oppure x in L x e quindi la sua immagine è 0 più infinito. Giustamente Marco mi ha detto così. Ma posso dire che la funzione composta allora ha come immagine 0 più infinito? No, perché? Perché? Perché, attenti, l'immagine della funzione H è 0 più infinito se io la potessi, sarebbe 0 più infinito, se io la potessi calcolare in tutto il suo dominio. Ma la funzione composta fa sì che io sia costretto a calcolare, a scegliere la y non dove voglio io ma solo in uno più infinito. Mi avete seguito? Quindi adesso provo a farvelo graficamente. Attenti, cosa faccio io? Mi disegno prima il grafico della funzione, la prima che lavora x alla seconda più 1 e vicino mi faccio il grafico della seconda funzione e la x o la y, ok, ma tanto li abbiamo capiti, non mi interessa, avete capito che quelle due lì sono le due funzioni, è la cosa più importante, avete capito che quelle due lì sono le due funzioni che mi compongono la funzione composta. Ci siete? Ragazzi, ci siete? Adesso guardate, a te. L'immagine di questa funzione è questo segmento qui, da 1 compreso a più infinito. Abbiamo visto prima. Adesso, quando io faccio la funzione composta, non posso più calcolare la x ovunque qui. Perché? Perché in realtà, guardate com'è fatta, la e la calcolo solo nelle immagini di g. Ci siamo? Quindi è come se io prendessi il dominio della seconda funzione, adesso scrivetelo bene, prendo il dominio della seconda funzione, cioè scrivetelo, prendo il dominio della seconda funzione e lo interseco con l'immagine della prima funzione.
ok? Mi torna? E cioè, graficamente cosa faccio? Questo pezzo qui lo sbatto qua e dico, questo che è l'immagine di G mi diventa il dominio di F, il dominio di H. Quindi è come se io potessi calcolare la mia funzione solo in quel pezzo lì, perché qui io non riuscirò mai a calcolarla. Vi ho convinto? No, guardate, a te non vi ho convinto, mannaggia voi. Guardate qua, guardate, guardate la funzione della seconda funzione. Io ad esempio la seconda funzione posso calcolarla per x uguale a 0, ok? Per x uguale a 0 ottengo e alla 0, cioè 1. Posso ritrovare lì lo stesso valore? Posso ritrovare l'1 nella funzione composta? No, perché dovrei trovare che la parte in alto, e cioè l'argomento x alla seconda più 1, dovrebbe essere uguale a 0. Ma non sarà mai uguale a 0. Perché? Perché 0 non appartiene all'immagine della prima funzione. E quindi io devo prendere le due funzioni, capire quali sono, ok? Calcolare l'immagine della prima e intersecarla con il dominio della seconda. Quello che ottengo è l'immagine della funzione composta. Mi guardate con aria da suicidio, ma non sono altro da fare. Non è triste, ho detto. Allora, posso fare un altro esempio, però? Posso intanto dirvi chi è che è la soluzione? Qual è la soluzione, intanto, di questo esercizio? L'hai detto? Mi dice anche le parentesi? Che noi scriviamo come E, virgola, più inf sul compito. Quanti hanno capito? Quanti invece non hanno capito? Posso provare a spiegarlo? Facciamo un altro esempio? Ok, mi provate a sentire pian pianino? Allora, questa è la cosa, tra virgolette, più difficile sulle funzioni. Allora, la cosa fondamentale, provo a dirvelo in un altro modo. Allora, la cosa secondo me fondamentale è prendere la funzione composta e capire quali sono i due argomenti, in questo modo, i due componenti della funzione, ok? Questo è il punto fondamentale. Quando avete fatto quello, dovete capire tutto. Facciamoci un altro esempio. Naturalmente, come al solito, in Italia la maggioranza è astenuta. Tanto per cambiare. Allora, voglio farvene una, però non voglio farvi sempre la stessa. Vorrei farvene una, ma non sempre la stessa. Sì. Ok, andiamo. Allora, adesso cerchiamo un po' di capire su questa. Allora, come faccio a capire qual è la prima e qual è la seconda? Devo pensare di calcolare quell'oggetto di quella calcolatrice. E cioè, se io butto dentro il posto di x un numeretto, 4, ok? Quali sono le operazioni che fai per calcolare quella cosa lì? Fai
4. La prima operazione che fai è 4. La disegnata di 4. Ok, quindi poi più 1 e alla fine il logaritmo. Quindi questa in realtà la possiamo pensare come la seguente funzione. La funzione che a x associa la radice di x più 1 e poi a questa ci fa il logaritmo della radice di x più 1. Ma allora cosa saranno le due funzioni? La prima funzione g di x sarà radice di x più 1, mentre h di x sarà logaritmo di x. Tutti mi hanno seguito? Ho utilizzato adesso sempre la x invece di utilizzare la y, che non vorrei che mi avessi fatto casino quella cosa lì. Questa, una volta che voi avete capito questa, avete capito tutto, non avete più nessun problema. Perché? Perché questa è la funzione che la prima che opera è la radice, la seconda è il logaritmo. Quindi io me le disegno tutte e due. Come se fossero due funzioni staccate tra loro. Ok? Ragazzi, l'unica difficoltà, secondo me, è questa, e cioè capire che questa funzione che associa a radice di x più 1, logaritmo di radice di x più 1, è in realtà la funzione di logaritmo. Ok? Cos'è che fa infatti questa funzione? Legge questa cosa qui e ci calcola il logaritmo. Ragazzi, tutto bene? L'unica difficoltà è quella lì. Adesso, partiamo dalla prima. Qual è l'immagine? Allora, radice quadrata. A come immagine? Veloce? Radice? 0 più infinito. Ma se io ci metto l'1, 1 compreso più infinito. Guardate, vi faccio un po' di passaggetti. Questa è la radice quadrata, equivale a 0. Questa qui invece è la radice quadrata di x, a cui aggiungo 1, e quindi l'immagine è questa parte qui. E quindi ho che l'immagine di g non è altro che 1 compreso più infinito. Tutto bene? Ci siete? Bene. Adesso, indipendentemente, calcoliamo il logaritmo. Il grafico del logaritmo, lo sappiamo, è quello lì, zac, è lui. Questo è 1, questo è il logaritmo di x, questo è x, questo è y. Adesso cosa devo fare? È vero che posso calcolare. Questo è il grafico del logaritmo se io posso calcolarlo in tutti i punti del suo dominio, e cioè 0, escluso più infinito. Ma io sono costretto, dal fatto che c'è una funzione composta, a limitare il dominio della funzione logaritmo, limitandolo all'immagine la prima funzione che opera. Detto in altri termini, questo valore qui può essere solamente un numero compreso tra 1 e più infinito. Quindi quando io ci faccio il logaritmo, potrò beccare solamente valori del dominio che sono da 1 a più infinito. Chiaro? Mi riporto sotto l'immagine e il dominio. 1 compreso più infinito. Adesso vi dico, io posso calcolare non tutta la funzione logaritmo, ma solo quella che abita lì dentro. Quindi prendo e dico, questi qui non ci sono perché sono fuori dall'intersezione tra il dominio della seconda funzione e l'immagine della prima. E quindi la funzione composta avrà come immagine, immagine di f 0 più infinito, come, le parentesi come le mettiamo? Quadrata la prima, rotonda la seconda, che in Moodle scriviamo 0, più inf, senza spazi, con la virgola, con il più. Meglio? O meglio? O meglio, sì. Diciamo un altro esempio ancora? Ok? Diciamo un altro, dai. Va meglio, ok? Abbiamo capito che il punto fondamentale è staccare tra di loro le due funzioni. Quando abbiamo capito bene questo passaggio qui, diventa tutto quanto facile. E in fondo, ragazzi, intorno a...
Perché zero? Perché vedi, guarda. Zero perché se io prendo la funzione logaritmo, ok, e dico posso calcolare solo qui, allora quando sono sull'1, il logaritmo di 1 vale 0. È come se tu dovessi. È come se tu dovessi, guarda. È come se tu. Possedessi la funzione logaritmo. Ok. Tu possedessi il grafico della funzione logaritmo in poco. Il suo dominio è 0 più infinito. 0 escluso più infinito. Adesso tu non puoi applicare, non puoi calcolarla in tutti i punti del suo dominio. Perché la funzione di prima ti obbliga a calcolarla solo in qualche punto. Per l'esattezza ti obbliga a calcolarlo solo da qui, da 1, questo è il punto 1, no? Da 1 in avanti. Quindi da 1 in più infinito. Questa qui sotto che ho appena disegnato è l'immagine della funzione g, la prima funzione che opera, è d'accordo? Quindi vuol dire che di tutto quel grafico lì a te interessa, a te rimane solo questo punto qui e questa parte qui sopra, sei d'accordo? Questa l'hai persa. Adesso pensa a questa qui e traccia delle, come al solito, le rette orizzontali parallele all'asse dell'X. Quando trovi niente, perché sono non c'è più, arrivo qui e trovo il primo punto che è lo zero. Da zero vado su più infinito. Meglio adesso? Ragazzi, torna. Facciamo l'ultimo esempio su questo qui. Andiamo. Allora, 1 fratto x alla seconda più 2. Allora, prendiamo la calcolatrice. 1 fratto x alla seconda più 2. Andiamo alla calcolatrice. Ok, pensiamo di prendere la calcolatrice. Vediamo la x. Vediamo x uguale a 2. Ok, qual è la prima operazione che fai? È quadrato. Ci sommo 1. E poi faccio 1 fratto. Ok, quindi abbiamo scomposto le operazioni. Quindi possiamo dire che la prima operazione che io faccio è x in x alla seconda più 2. Ci siete? Poi? 1 fratto, ok, quindi tutto l'argomento però, 1 fratto, quindi tutto questo diventa 1 fratto x alla seconda più 2. Quindi in realtà abbiamo la prima funzione, quella che ho chiamato g di x, che fa x alla seconda più 2. La seconda operazione, che è la h di x, è 1 su x. Questo è difficile, molto probabilmente. Perché è chiaro adesso, giusto? Il nome. Ilenia. Chiaro adesso. Perfetto. Adesso, Ilenia, prendiamo e ci costruiamo il grafico di queste due funzioni, che sono due funzioni elementari. Andiamo dall'altra parte e pensiamo che siano staccate l'una dall'altra. Quindi qui disegnerò g di x che è uguale a x alla seconda più 2, di qua disegnerò h di x che è 1 su x. Allora, x alla seconda più 2 non è altro che, come al solito, x alla seconda, qui ho aggiunto 2, quindi l'ho portato verso l'alto, questa è x alla seconda più 2, quindi qui c'è il 2 e più infinito. Ok? Grafico dell'altra. Questo e questo.
Ve lo ricordate? È chiaro, ragazzi? Quindi, ho il grafico delle due funzioni. Adesso, Ilenia, l'immagine della prima. Perfetto. Dimmi gli estremi da 2, compreso, a più infinito. Ottimo. Allora, Ilenia ha detto, l'immagine di G è 2 più infinito. Adesso questo deve essere l'intervallo in cui io vado a considerare il grafico della seconda funzione. Quindi, nella seconda funzione, è come se tutto quello che succede fuori da 2 compreso più infinito, che è l'immagine della prima, non esista. Ma allora io prendo questo e tutto questo lo posso buttare via, perché non c'è. Non c'è perché i possibili valori della prima funzione costringono il dominio della seconda funzione ad essere calcolato solo in quella fettina lì. Allora adesso, in realtà, il grafico che mi rimane è semplicemente questo. Vedi, vedete, ho preso questa parte qua e l'ho appoggiata qui sotto. E cioè l'immagine della prima diventa il dominio della seconda. Dimmi le niente. Certo. Perché? Proprio per questo motivo. Perché vedi, siccome sono funzioni composte, allora, guarda. Perché? Vedi, se tu fai la prima, qui otterrai l'immagine della prima funzione che diventa dominio della seconda. E cioè, questa è l'immagine della prima funzione. Ok? Quindi tutti i possibili valori che puoi ottenere da questa funzione qui abitano qui dentro. Adesso, qui, tu non puoi riscrivermi di nuovo l'immagine perché tu devi calcolare il valore. Cioè, tu devi calcolare 1 fratto questa cosa qui. E cioè, devi calcolare la seconda funzione sulle immagini della prima. Provo a spiegartela ancora. Qui così. Vedi, guarda. Io parto da questa. Poi cosa succede per calcolare G? Beh, io devo prima capire dove va la A. E poi calcolare la G, non in tutti i punti, ma solo dove è arrivata la A, la F. Quindi calcolo prima l'immagine della prima e poi questo lo utilizzo come dominio della seconda funzione. Perché l'obiettivo è calcolare l'immagine della funzione composta. L'obiettivo dell'esercizio è calcolare l'immagine della funzione composta. Non l'ho mai detto, ma chiedo scusa. Allora, quindi, Ilenia, qual è l'immagine della funzione composta? Sarà questo pezzo qui, no? E quindi? Allora, 2 più infinito, no? Perché questo è il dominio. E adesso l'immagine devo leggere su questo asse della funzione composta. Quindi? No? 2 meno infinito no? Chi è che ci prova? 0 escluso. Perché adesso devo ripetere lo solito ragionamento. E cioè? Quando interseco il grafico della funzione, lo interseco qua mai, qua comincio e fino a questo punto qui. E quindi è 0 escluso e 1/2 compreso. Aspetta, come faccio a capire il punto dove finisce la mia immagine? Beh, questo è 2, no? E quindi 1 fratto 2
un mezzo. Cioè, ragazzi, quando dico l'immagine della prima, lo utilizzo come dominio della seconda, non sto inventando altre cose, è proprio quello. E cioè, questo pezzo qui lo prendo, invece di orizzontale lo metto verticale, invece di verticale lo metto orizzontale, tac, e tutto il resto lo dimentico che ci sia. Ditemi che hai ricordato qualcosa. Volete bene, no? Torna. Ok. Quindi, questo lo scriverei su Moodle proprio così. Guardate, su Moodle, così vediamo la prima volta, qui scriviamo una frazione. Aperta la tonda, 0,1 fratto 2, chiusa la tonda, che è chiusa la quadra. Mi raccomando, la linea di frazione è quella lì, non l'altra. Allora, voi adesso ridete, lo so che voi ridete adesso, ma questa è sbagliata. Lo slash e la frazione sono due robe diverse. Ok, l'anno scorso una ragazza mi ha fatto tutte le frazioni con la spalla dall'altra parte. Sono tutte sbagliate. È il mondo difficile, queste. Quindi, se uno non capisce che diviso va dall'altra parte, quindi tutti i risultati sbagliati per 22, quelli che aveva fatto con frazione, erano invece. Ok, sì, tutti i risultati con le frazioni sbagliate. Ok, per fortuna li ha trovati tutte con frazioni, perché sennò sbagliavo tutte. Naturalmente hai fatto l'esame la volta dopo per la frazione del tutto, le cose cose. La frazione del tutto, insomma. Ma mi raccomando, ok, per carità, e sicuramente, questo era il messaggio, e sicuramente la ragazza non ha fatto gli esercizi su Moodle con la tastiera, perché sennò avrebbe capito quale doveva mettere con fratto e quale doveva mettere con l'altra base, perché Moodle me ne dà giusto o no. Boh. Allora, torniamo a bomba qui, fine del primo esercizio. Ok? Adesso sapete fare il primo esercizio e la prima domanda di teoria, senza problemi. Ok? Allora, cominciamo con il secondo, il terzo e il quarto esercizio più o meno. E per l'esattezza, nel secondo esercizio del compito, io vi chiedo di calcolare il dominio, questa volta non più di una funzione elementare, cosa che si può fare guardando semplicemente, ma ricordando in qualche modo le disequazioni. Mi serve per quello. Allora, vediamo un attimo. Quali sono generalmente le condizioni che dobbiamo porre affinché una funzione esista? Sono fondamentalmente tre. Ok, ce ne sono tante, ma quelle che interessano a noi in realtà fanno riferimento a tre grandi categorie. La prima condizione di esistenza che dobbiamo imporre, se abbiamo una f di x fratto g di x, è che g di x sia diverso da 0. La seconda condizione ce la troviamo sulla radice quadrata di f di x, dove dobbiamo imporre che f di x sia maggiore o uguale a 0. E la terza condizione ce la troviamo quando abbiamo a che fare con il logaritmo, in cui dobbiamo imporre che l'argomento del logaritmo sia strettamente positivo. Ragazzi, naturalmente ce ne sono tante altre, ma per il compito mi bastano queste tre qui. Ok? È chiaro che mi bastano queste tre qui con funzioni complesse, e cioè con funzioni che non sono funzioni elementari. E quindi dobbiamo, prima di farci i conticini, ricordarci un attimo alcune disequazioni. Quindi ci ripassiamo velocemente alcune disequazioni, perché, come avete visto, qui e qui è fondamentale per calcolare il dominio di una funzione essere in grado di calcolare, di risolvere una disequazione. Ci siete tutti?
Allora. X alla seconda più 3x più 2 minore o uguale di x più 2. Tac, torniamo qui e andiamo. Due metodi diversi. Io ve li faccio tutti e due, scegliete poi quello che vi piace di più. Ok? Allora, io comincio con quello che sono sicuro non avete visto le superiori. Ok? E poi faccio quello che avete visto le superiori. Primo metodo. Allora, perché vi faccio quello che... Perché prima ve ne faccio uno un po' strano. Ve ne faccio uno un po' strano prima, perché il metodo che vi cerco di presentarvi per primo è quello che poi riutilizzerò tale e quale nelle disequazioni irrazionali, e cioè nelle disequazioni nelle quali compaiono le radici quadrate. Vi ricordate? La radice quadrata di f di x minore o maggiore di g di x, nelle quali bisogna stare attenti e elevare al quadrato. Okay. Ma le facciamo questa, com'è che potremmo farla? Allora, guardate, in modo abbastanza facile, perché qui mi sta chiedendo che un valore assoluto sia più piccolo di una quantità. Ci siete? Allora, se x alla seconda è minore di 0, succede qualcosa. Se x più 2 è maggiore o minore di 0, succede qualcosa. Se x più 2 è maggiore di 0, succede qualcos'altro. Cos'è che ho fatto? Ho preso il secondo membro e l'ho diviso in due parti. Ho diviso la mia discussione a partire dal secondo membro della disequazione. Adesso ditemi voi, attenti, cos'è che ho fatto? Ho preso il mio problema e l'ho separato in due problemi più piccoli. Nella prima parte studio gli x che rendono il membro a sinistra negativo. Nella prima parte studio gli x che rendono il membro a destra positivo. Ok? E poi dovrò fare l'unione delle due soluzioni. Ho deciso io di prendere il problema e ho preso le parti, perché mi è comodo così. Soluzione del primo sistema. Insieme voto. Perché? Bravissima, perché un valore assoluto mi sputa fuori sempre un numero, ok, maggiore di zero. E quindi qui non avrò mai soluzione, perché un valore assoluto non può essere più piccolo di un numero negativo. Quindi qui questo lo sbattiamo via. E ci portiamo avanti la discussione imponendo che x più 2 sia maggiore di 0. Adesso abbiamo un valore assoluto che è più piccolo di un numero positivo. Un valore assoluto che è più piccolo di un numero positivo. Quando un valore assoluto è più piccolo di un numero positivo? Quando il suo argomento è più piccolo di quel numero. Guardate, devo farvi il grafico. X, Y. Abbiamo appena detto. Prendiamo un valore. Da così. E questo è un valore positivo. Io voglio che il valore assoluto sia più piccolo di quel valore positivo, di quel numero positivo lì. Allora, o il suo argomento è più piccolo. Il suo argomento deve essere più piccolo di questo e più grande di meno questo. Ci siete? Deve stare qui dentro per essere più piccolo di quella soglia lì. Deve stare qui. Se questo è m, qui avrò meno m e più m. Tutti d'accordo? Quindi, affinché il valore assoluto sia più piccolo di un numero positivo, il suo argomento deve essere temporaneamente più piccolo
x più 2 è più grande di meno x meno 2 contemporaneamente. Quindi x alla seconda più 3x più 2 deve essere minore o uguale a x più 2, ma anche x alla seconda più 3x più 2 deve essere maggiore o uguale di meno x meno 2. Mi avete seguito? Torna. Abbiamo fatto un sistema. Abbiamo un sistema con tre equazioni che dobbiamo andare a risolvere. Vedete, mi piace questo approccio qui, perché adesso ci ricorda cos'è un sistema, cos'è come fare un sistema e come poi unire le soluzioni. Anche se in realtà in questo caso l'unione delle soluzioni è una stupidaggine. Perché? Perché il primo insieme mi dà come soluzione insieme vuoto. E quindi qui non ho soluzioni. Ok, se mi permettete di riscriverlo, x alla seconda più 2 maggiore o uguale a 0. Un sistema con x alla seconda più 3x più 2 maggiore o uguale, no, minore o uguale di x più 2 e x alla seconda più 3x più 2 maggiore o uguale di meno x meno 2. Allora, questa mi dà x maggiore o uguale di meno 2. Questo animale qui mi dà x alla seconda più 2x minore o uguale a 0. Tutto bene? Controllatemi i segni, mi raccomando. Sì? Adesso qui invece abbiamo x alla seconda più 4x più 4 maggiore o uguale a 0. Ci siamo? La prima l'abbiamo risolta. La seconda è una parabola, rivolta verso l'alto. Le due radici si vedono ad occhio, sono 0 e 2. Le vedete? 0 e meno 2. Le vedete? No, non le vedete? Cioè le faccio da subito. X che moltiplica x più 2, minore o uguale a 0. Quindi quella è una parabola rivolta verso l'alto e le due radici sono meno 2 e 0. Quindi ci stanno chiedendo quando quella parabola è minore di 0, e cioè, compreso, quindi, meno 2 minore uguale di x minore uguale di 0. Gioventù, mi avete seguito? Sopra invece abbiamo x maggiore uguale di meno 2. Sotto abbiamo una parabola rivolta verso l'alto, ma non capisco a occhio quale sia il delta. E solo con il delta riesco a capire quante sono le soluzioni, giusto? Quindi mi calcolo subito il delta di quella parabola lì. Ed è b quadro, 16, meno 4 che moltiplica a, che moltiplica c. E quindi 4 per 4, 16. Tutto bene? Quindi delta uguale a 0. Ragazzi, chiaro per tutti? Qui... Certo, come prima, uguale, ok, stessa cosa. A me interessa adesso, com'è che è messa quella parabola lì? E quale? 1, 2 o 3? La retta. La 2, giusto? Tocca in un unico punto. Quindi quando è maggiore o uguale a 0? Per ogni x. Vi prego di dirmi che mi avete seguito. Una parabola. Questo, se volete, potete anche scriverlo x più 2 alla seconda maggiore o uguale a 0. Questo animale e questo sono lo stesso animale, vestito a festa, ma non cambia niente. Ragazzi, torna. Quindi, un sistema, cosa devo fare in un sistema? Devo fare l'intersezione tra le soluzioni. Quindi, meno 2, poi meno 2, 0 per ogni x, quindi x maggiore di meno 2, tutte queste, x compreso tra meno 2 e 0 qui dentro, per ogni x, così, quando valgono tutte e tre contemporaneamente? Tra meno 2 e 0, meno 2 e 0, estremi compresi. E questa è la soluzione. Dubbi, problemi?
Guardiamo l'altro, l'altra tecnica, ok? Quella che vi hanno insegnato le superiori, che va bene uguale. Non me ne frega niente quale delle due che quale delle due avete intenzione di utilizzare. Io ve le presento tutte e due. X alla seconda più 3x più 2. X alla seconda più 3x più 2 in valore assoluto minore o uguale di x più 2. Adesso ho fatto delirio. Eccola. Questa la spostiamo qua. Questa la spostiamo qua. Ci spostiamo su questa. Fatto. E ci siamo. Cosa facevate alle superiori? Argomento del valore assoluto maggiore o uguale a 0. X alla seconda più 3x più 2 maggiore o uguale a 0. In sistema con se l'argomento del valore assoluto è positivo, allora il valore assoluto diventa lui stesso. E quindi, oppure l'argomento del valore assoluto è negativo, allora devo cambiarci il verso. Aspetta che ho fatto così, fermi lì. Cosa sto facendo? Adesso ve lo spiego. Meno x alla seconda meno 3x meno 2 minore o uguale di x più 2. Allora, cosa sto facendo? Non ci credo che alle superiori non l'hanno fatto. Non ci credo neanche per idea. Potete anche tirarlo per cosa, non ci credo. Allora, valore assoluto, come faccio a ragionare sul valore assoluto? Devo prendere l'argomento del valore assoluto. Se il valore assoluto, l'argomento del valore assoluto è positivo, allora al posto del valore assoluto metto un numeretto solo. Giusto? Se invece l'argomento del valore assoluto è negativo, cambio il segno. State facendo questa cosa qui. Valore assoluto di x, com'è che è? È x se x maggiore o uguale a 0, meno x se x minore di 0. Quindi, se x è maggiore o uguale a 0, eccolo qua, al posto del valore assoluto metto lui stesso. Se invece x è minore di 0, allora al posto del valore assoluto metto il segno, quello con il meno. Tutto a posto? C'è qualcuno che non l'aveva visto così? Sono contentissimo che non l'abbia visto così, quindi farà solo il mio metodo e sarà la cosa più bella del mondo. Tutti gli altri fanno come vogliono. Allora, mi concentro sulla prima parabola, che è una parabola rivolta verso? Tu non lo sai. La prima parabola. La è positiva, quindi la parabola è verso l'alto, e ci mancherebbe altro. Parabola rivolta verso terrorizzato. L'abbiamo terrorizzato. Allora, parabola rivolta verso l'alto. Calcolo il delta. Delta uguale b quadro 9 meno 4 che moltiplica a 1 c2 uguale 1. Quindi delta positivo, 2 radici, x12 uguale a meno b meno 3 meno più 1 fratto 2. E cioè meno 3 meno 4 meno 2 meno 3 meno 1. Tutto giusto? Oh, perfetto. Tac, tac. Quindi, questa qui e questa qui, cosa diventano? Cosa diventano per le due? Allora, e questo qui è altro però. Ok, questo qui sono perché. Ok, quindi è giusto, ed è quella la prima, è quella rossa che sto lavorando. Tutto a posto? Allora, la prima l'hai dato, cosa diventa? Diventa, se deve essere maggiore di zero, allora, occhio, diventa un sistemone grande come una casa, in cui dico, la parabola è positiva, la parabola è positiva in questo ramo qui e in questo ramo qui. Quindi x minore di meno 2
x minore di meno 2 oppure del x maggiore di meno 1. È uguale da tutte e due le parti, avete perfettamente ragione. Ditemi se ho fatto giusto i numeri, perché copiandoli da una parte all'altra è facile sbagliarsi. Adesso invece mi viene spontaneo, meno 2 minore di x minore di meno 1. Ragazzi, chiaro? Guardate, posso aiutarvi con i colori? Verde è verde, qui è positiva, e quindi dall'altra parte ho il verde e il verde. Poi invece qui dentro in giallo è la parte negativa, e quindi dall'altra parte ho la parte gialla. Questo bel qua mi dice che vanno bene tutte e due, ok? Non posso mettere un net, un'intersezione tra le due, sarebbe sbagliato, perché l'intersezione se ne vuoto, ovviamente, ok? Adesso mi mancano da risolvere le altre due, e cioè questa, che mi dice zac, 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 e diventa x alla seconda più 2x minore o uguale a 0. Certo? E questa qui sotto invece mi diventa meno x alla seconda meno 4x meno 4 minore o uguale a 0. Ci siete? Allora, le copio dall'altra parte. X alla seconda più 2x minore o uguale a 0. X alla seconda più 2x minore o uguale a 0. E mi lasciate cambiare, fare il passaggio di là e cambiare anche i segni? X alla seconda più 4x più 4. X alla seconda più 4x più 4 maggiore o uguale a 0. Tutto bene? Tutto a posto? Allora, vediamo un attimo qui. X minore o uguale di meno 2, vel x maggiore o uguale di meno 1. Questa parabola qua la scriviamo x che moltiplica x più 2 minore o uguale a 0, quindi una parabola. Me la discutiamo tra un attimo. Questa invece è meno 2 minore o uguale x meno 1, e questa è x più 2 alla seconda maggiore o uguale a 0. Unito. La seconda mi viene facile facile, perché questa è per ogni x, e quindi abbiamo dalla prima meno 2 minore di x minore di meno 1 e per ogni x. L'altra invece è una parabola rivolta verso l'alto che ha due radici, meno 2, 0. Siamo? Quindi x minore o uguale a meno 2, vel x maggiore o uguale a meno 1, e sotto abbiamo minore, e quindi meno 2 minore o uguale a x minore o uguale a 0. Grafico, unito, grafico. Ditemi che ho fatto giusto? Ritorno, ragazzi. Allora, meno 2, meno 1, meno 2, meno 1. E qui abbiamo x minore di meno 2. E poi da 1, da meno 1 a più infinito. Invece sotto ho da meno 2 fino allo 0. Qui invece abbiamo tutto quello che prendo tra meno 2 escluso e 1. E sotto tutta la retta. Adesso devo chiedermi quando valgono contemporaneamente. Si vede anche in fondo, ragazzi? Allora, qui abbiamo il meno 2 e poi abbiamo 1 compreso, meno 1 compreso, 0. Ci siete? Qui invece abbiamo unito, meno 2, meno 1. Allora, uniamo tutte queste soluzioni e otteniamo cosa? Guardate, le metto tutte sullo stesso grafico, e quindi ho meno 2,
meno 1, 0. Abbiamo il meno 2, quindi questo lo prendo. Poi tutti i numeri che vanno da meno 1 a 0, questo e questo, compreso. Poi da meno 2 a 1, questo. Morale, meno 2, 0. Ta-da! Il risultato è uguale. Quale, prof, quale devo scegliere tra i due? Risposta? Chi se ne frega. Ok? Cioè, quello che volete, quello che vi è più facile, me lo pagate meno, mi interessa il risultato, fate come volete, l'importante è che sia tutto. Tutto bene? Abbiamo ancora... 14.08, qua c'è un'insurrezione. Cosa fate? 14.08. Allora, vieni qua che ti disgraziato. Allora, io, se siete d'accordo, vi regalerei 7 minuti di vita. Ma qui non è compreso mentre qui è compreso. Se io faccio l'intersezione qua non è compreso. Non devi fare l'intersezione per l'unione? L'hai scritto anche. Guarda che non male. Abbiamo fatto. Mi sono fermato apposta prima. Abbiamo fatto un sacco di conti adesso. E siete stanchi. Ci sta tutta, ci sta tutta.